Raghi, vi ricordo che sono in live sul canale della Zoo Squad alle 4 e mezza, quindi vi aspetto. Raghi, giochiamo a Roblox? E invece no! Questo non è Roblox, vi ho trollati. Questo è un sito che ci dice com'era Roblox tanti tanti anni fa. Infatti oggi torneremo indietro nel tempo e vi farò vedere com'era Roblox appena nato. Come vedete in alto a destra c'è la data, 5 gennaio 2022, che è oggi. Ma noi qui abbiamo una specie di striscia, ve la faccio vedere meglio qua sopra. E possiamo scegliere in che data andare. Ok, siete pronti ragazzi? Perché inizieremo piano piano. Prima vedremo, vediamo com'era nel 2020, dai, cambiamo un pochettino di un anno, che è esattamente quando ho iniziato a giocare io a Roblox. Perché prima del 2020 non c'ero mai stata. Raga, è quasi uguale purtroppo la homepage. Perché vabbè, abbiamo fatto un salto di un anno. E allora torniamo indietro ancora di un po'. Andiamo nel 2018. Salto di 2 anni. Raga, che emozione, raghi, oh mio Dio, questo era Roblox del 2018. Ovviamente se non eri iscritto non ci potevi giocare. Quindi a meno che io non abbia un account del 2018, non posso entrarci purtroppo. Se voi ce l'avete potete andare su questo sito, si chiama Wayback Machine, e forse potrete loggare e vedere tutti i mondi che c'erano in quel periodo. Ma no, io ho trovato un altro modo per farlo, ve lo faccio vedere dopo. Non so se lo riconoscete, questo è lo schermo che c'è in tutte le televisioni di Roblox su Brookhaven. Quando vi mettete a giocare al PC compare questa schermata di Roblox qui, quindi è del 2018. Ma ragazzi, non abbiamo ancora finito ovviamente, perché adesso andremo nel 2016. Ah sì, Milena non è cambiato troppo dal 2018. Però dal 2016 al 2021, madonna, si è cambiato tutto. I personaggini sembrano già diversi da qua. Erano tipo tutti davvero quadrati. E non c'erano ancora forse i corpi femmina e maschio. Torniamo ancora più indietro, sempre di 2 anni, 2014. Raga, dove ci hanno portato? Questo è Roblox del 2013. Ma io non ci credo, del 2014. Ma io non ci credo, è messo malino. Confronto oggi, guardate, tutto qua quadrato, tutto strano. Oggi invece è molto più figo. Oddio, anche la schermata sembra tipo il vecchio Facebook, qualcosa di vecchissimo. Raghi, 2012, io in quel periodo ho iniziato a giocare a Minecraft. Se avessi iniziato a giocare a Roblox, il sito sarebbe stato questo qua. Oh mio Dio, che schifo. Oh mio Dio, incredibile, c'erano le pubblicità nel sito, tante cose brutte, strane, tra cui questo gioco. Non so neanche se schiaccio play che cosa fa. Ragazzi, Roblox è cambiato così tanto. Ecco, guardate com'era. Quelli erano gli alberi. Oddio. E se io schiaccio play. Oh, ecco i vecchi avatar, ragazzi. Ecco i vecchi avatar. Oddio mio. Non li vorrei indietro, non li vorrei indietro. Sono felice con gli avatar nuovi. E soprattutto sapete che ne dovranno uscire altri, quelli con la faccia che si muovono. Così è bellissimo. 2010 è ancora più vecchio, il sito era un po' più colorato. È sempre praticamente uguale, con questo vecchio. Raga, il vecchio logo di Roblox. Oh mio Dio, che è stato cambiato da poco, forse nel 2020. Poi ci sono qui le uova, se non sbaglio le uova. Ok, e gli item, gli oggetti che potevi trovare nei giochi, sono stati introdotti proprio nel 2010. Quindi era tipo una novità assurda. E c'erano anche questi già giochi di guerra con la lava, un sacco di roba. Ma andiamo all'inizio di Roblox. Il Roblox è nato nel 2006. Andiamo nel 2006. Ecco com'era, si presentava così. Ragazzi, ci avreste mai giocato voi a Roblox? Se la schermata principale fosse stata questa? Sarebbe stato un po' più difficile, devo ammetterlo, perché letteralmente non c'è nulla. Il primo gioco di Roblox era due cose quadrate in un quadrato nel vuoto. Ragazzi, wow, mi sto emozionando. Addirittura però ci sono in questo sito delle informazioni di Roblox in beta nel 2005, ragazzi. E volete vedere una cosa? Guardate questo logo qua. Questo è uno dei primissimi loghi di Roblox, Roblox beta. Ancora prima che uscisse Roblox pubblico, solo pochissimi lo potevano usare ed era così, non c'era nulla. Giusto quadrati, un paio di palline e basta. Ma non restiamo qui a guardare semplicemente il sito, andiamo a giocare il vecchio Roblox. Sul nuovo Roblox c'è qualcuno che l'ha fatto, si chiama Roblox Generations e possiamo giocare Roblox dal primo giorno e anche nel futuro. Questi qui pensano di sapere come sarà Roblox del futuro, vediamo. Raghi, eccoci qui, questo è il primissimo Roblox pubblicato, Roblox del 2006. E questi, signori, erano gli alberi. Tutti gli alberi di Roblox
erano così, erano uno stick con un cerchio addosso. Cioè, questo personaggio ci dice insomma che cosa c'era al tempo. Si chiama Copa ed è uno dei primi player di Roblox, che ci dice appunto che Roblox è uscito il 6 aprile del 2006. Ragazzi, fantastico, direi che possiamo iniziare questo hobby. Oh, ma cadono gli alberi appena ci salgo. Oh ragazzi, è fatto benissimo. Comunque Roblox del 2006, anche se gli alberi erano così, aveva qualche caratteristica, era un po' più brutto. Cioè, questa era la lava del 2006, ok? La lava adesso invece è tutta figa, sembra, non lo so, tutta in HD, bellissima. E questo che cos'è? Una monetina, ok. È incredibile. Proviamo però ad andare quello successivo, la mappa successiva, che ci porterà un anno dopo, nel 2007. Wow, addirittura c'è lo shop adesso, eh. Ok, in pratica nel 2007 sono stati creati cappelli. Lui ha il primo cappello che è stato creato su Roblox. Ma soprattutto in quest'anno sono nati i Robux. Prima non esistevano i Robux, ragazzi. E poi, guardate qui, c'è una piccola 1x1x1x. Se la cercate online, è una creepypasta di Roblox, è stata fatta proprio in quest'anno. E dovevo superare il livello. Guardate nel 2007 per farvi capire che i blocchi rossi vi uccidevano. Guardate un po', c'è tipo il fumo con i teschi. Eccoci qui, 2008, questo tizio ci dice che è l'anno in cui sono nate le uova con i potenziamenti. Perfetto. Ed è stato l'anno in cui finalmente sono usciti pantaloni e magliette. Ragazzi, prima erano tutti nudi su Roblox. Proviamo a prendere le uova. Wow, siamo super fighi! Posso prendere tutte le uova? Voglio quest'uovo, l'ho preso. Ah, posso finire adesso il ponte. Oddio, ho questi hobby difficilissimi, ma scusatemi. Oltretutto un'altra piccola informazione, magari ce lo diranno loro, però li vedete questi blocchi sotto i miei piedi con la R? Non ci sono più perché sono stati bannati, infatti adesso sono tutti quadrati su Roblox, perché la Lego ha fatto causa a Roblox in quegli anni. Raga, l'ho notato solo ora, guardate il puntatore, guardate che vecchio, oddio. Ah, 2009, ho la mia prima spada. Questo è l'anno in cui sono stati aggiunti gli oggetti esclusivi, tipo quelli della Gucci di quest'anno, no? Che dopo un po' non li potete più prendere. E appunto, come vi ho detto prima, guardate, i cerchi non sono più cerchi, ma sono quadratini. E adesso dobbiamo completare questo livello. Oddio, guardate i mondi che c'erano prima nel 2009. Oddio, non uccidetemi, vi prego, mannaggia! Raga, sto diventando indecente, mi stanno sparando, ci sono questi che mi seguono con le spade. Raghi, sono nel punto più alto della mappa. Allora, guardate che brutto, ma allo stesso tempo nel 2009 era così divertente. Oh, 2010, gli alberi erano comunque brutti. L'unico altro modo per fare gli alberi era questo, ma ci mettevi tipo 6 ore e non c'erano altri alberi. Oltretutto, questo è stato quando Roblox è diventato conosciuto nel mondo, quindi potevate comprare le gift card nei negozi. Oh, 2011, qui è stata finalmente aggiunta la terra, raga, è incredibile. Soprattutto i server privati. 2011, vi rendete conto? A quanto pare anche i teletrasporti, fighi. Raga, siamo arrivati nel 2012, a parte questo bellissimo parkour con gli alieni. Nel 2012 Roblox è stato hackerato, è stato l'hackeraggio più grande di Roblox. Potete cercarlo ovunque, tutti ve lo diranno. Oh, guardate che cosa ho trovato qui. Questi sono i ticks, erano i vecchi Robux. Al posto dei Robux c'erano i ticks. Ecco un tix gigante. Beh raghi, questo era Roblox tanti anni fa. Gli alberi erano tutti, poi sono diventati così, e poi gli alberi fighi che conosciamo oggi. Qual era il vostro anno preferito? Anzi, quando avete iniziato a giocare a Roblox voi? Lasciatemelo nei commenti. Io nel 2020.